Il mio personale buongiorno al dottor Massimo Montinari. Buongiorno dottor Montinari. Buongiorno direttore. Allora, siamo ovviamente nel fallimento di Ippocrate, questa seguitissima rubrica medica affidata e firmata dal grande Massimo Montinari. Dottor Montinari, tante le mamme che ovviamente ci sollecitano questa domanda che io le giro prontamente. Dobbiamo fare i vaccini ai nostri figli, ci è stato inviata la lettera alla segnalazione del richiamo, seguendo anche il dottor Montinari, i medici, insomma la trasmissione con Orso Radio, siamo preoccupate. Cosa si deve fare in questi casi? Quale consiglio si sente di dare ai genitori riguardo i vaccini, le vaccinazioni, dottor Montinari? Allora io rispondo brevemente, cioè in maniera molto semplice e chiara. Innanzitutto penso che non sia il caso di demonizzare la vaccinazione, però bisogna rispettare delle regole di buona pratica medica, le classiche regole che dovrebbero essere applicate in ogni momento in cui un collega si proietta nel somministrare un farmaco, perché i vaccini sono farmaci e non sono esenti da effetti avversi. Io mi permetto, soltanto da medico di strada dalla periferia d'Italia, di dare dei consigli che sono estrapolati, sono derivati da esperienze purtroppo anche non belle vissute sul campo sanitario, dove delle problematiche in seguito alle vaccinazioni sono insorte essenzialmente per una non buona pratica medica, ossia nei casi che sono stati documentati anche presso molti tribunali italiani, il problema è stato quello di aver sottovalutato dei segni premonitori di una problematica che è stata evidenziata nell'anamnesi a posteriori purtroppo, e in una iniziale reazione avversa dopo le prime somministrazioni, reazioni avverse che sono state sottovalutate dai colleghi che hanno rivaccinato questi bambini. Quindi che significa questo? Significa che prima di vaccinare dovremmo eseguire una corretta anamnesi, così come la legge impone, perché la legge esiste ma non viene applicata, esiste la legge. Quindi io quello che chiedo è: applichiamo la legge esistente. Anamnesi cosa vuol dire? Interrogare il genitore del paziente che deve essere vaccinato riguardo a problematiche che il bambino potrebbe avere, ossia se il bambino è di salute cagionevole, questo già è un indice di un bambino che potrebbe avere un disturbo immunitario anche non evidente o non acclarato, non documentato. Se il bambino ha fatto uso di antibiotici nei periodi precedenti la data della vaccinazione, questo che significa? Che se ha fatto gli antibiotici il bambino avrà avuto certamente una situazione batterica, se il pediatra gli ha prescritti certamente il bambino non stava bene. E conosciamo perfettamente che l'antibiotico dato per un certo periodo crea una deficienza immunitaria, lavora sull'intestino, quindi è quella alterazione immunitaria transitoria legata proprio all'uso di antibiotico-terapia, all'applicazione di queste terapie che bene o male sono fatte su bambini che non stanno bene, non certamente su bambini sani. Poi un'altra cosa molto importante è quella di non limitarsi al fatto se il bambino in quel momento ha temperatura o eventualmente ha un raffreddore, perché vengono passate come false controindicazioni. L'indicazione che io richiedo spesso ai genitori è quella di osservare se la mamma, notate bene questa informazione, secondo me è importante, se la mamma del piccolo presenta amalgami nel cavo orale. Cosa vuol dire? Le otturazioni, quelle scure. Nei casi osservati, poi confermati a livello metabolico sulle urine, abbiamo visto che molti bambini con problematiche presentavano un elevatissimo livello di mercurio o altre leghe nelle loro urine, come a livello metabolico, e questo non poteva essere quantitativamente dovuto al mercurio presente esclusivamente nei vaccini, ma nel trasporto placentare. Ossia molte mamme che hanno le amalgami determinano il transito di questo mercurio a livello della barriera placentare, mercurio che si localizza
a livello fetale, qui non parliamo di fantamedicina. Questo mercurio depositato determina nel feto non un'alterazione strutturale, neuronale, perché non ha quantitativi tossici a tal punto da creare un'alterazione dell'assone. Cosa vuol dire? La parte grigia del nervo, perché il mercurio lavora essenzialmente sull'assone, si mangia la parte grigia. Ma il mercurio determina, anche a bassi quantitativi, il blocco di una funzione metabolica chiamata pompa del sodio, che significa si ha un'alterazione proprio nel trasporto anche dell'informazione, della sinapsi, crea un blocco nella produzione dendritica, e questo significa che può determinare un rallentamento anche dello sviluppo cellulare. Ebbene, quando nell'anamnesi c'è questa realtà, o eventualmente alla domanda banale: signora, ma lei ha avuto mai problemi con la bigiotteria, con gli orecchini, quelli di nichel o altro? Spesso certe mamme ti dicono: sì, dottore, ho avuto problemi, avevo fastidio. Ebbene, quello è un indice molto banale che quella mamma potrebbe aver avuto, o essere in quella mamma presente, una forma di allergia ad alcuni metalli. Bene, poiché nei farmaci che vengono inoculati ai bambini piccoli ci sono dei metalli che hanno la funzione di stabilizzanti, tipo anche l'alluminio o altri metalli, che poi sono stati individuati come nanoparticelle da altri colleghi, altri ricercatori, ebbene, in quei casi noi siamo più predisposti a presentare delle risposte immunitarie anomale. In quei casi, no, in cui c'è una situazione simile, personalmente chiedo di rinviare per qualche tempo determinate vaccinazioni, possibilmente individuare sostanze tossiche presenti, cercare di togliere dall'organismo, cercare di drenarle, di disintossicare questi bambini, e nei casi più particolari eventualmente sottoporre questi bambini a delle valutazioni immunologiche, cioè capire se questi bambini sono in grado, in linea di massima, ad essere sottoposti ad una stimolazione vaccinale. Cioè, queste sono delle pratiche, dei consigli che secondo me a livello ufficiale potrebbero essere anche acquisite. Non si tratta di fare la campagna contro le vaccinazioni a 360 gradi, perché c'è anche il cittadino che vuole essere tranquillo, vuole vaccinare suo figlio, indubbiamente, però su questa realtà dove ci sono documentazioni indiscutibili riguardo al trasporto placentale di mercurio, al fatto che questo metallo possa determinare questi effetti con rallentamento dendritico, con un blocco della pompa del sodio, con una conseguente riduzione del potere di difesa immunitaria del bambino, e con la conoscenza e consapevolezza che anche degli anamnesi, una domanda banale al genitore prima di vaccinare se ci sono reazioni ai metalli, se ci sono particolari malattie autoimmunitarie in famiglia, anche questo non sono quesiti da sottovalutare, anche perché nei casi che abbiamo osservato, e sono tanti i problemi, c'è una alta percentuale, almeno l'85%, di familiarità positiva per malattie reumatiche tipo il lupus eritematoso sistemico, la psoriasi presente nelle famiglie, oppure la malattia reumatica, l'artrite reumatoide. In questi casi già un campanello di allarme dovrebbe così suonare, anche perché secondo me già l'attesa di qualche mese, aspettare che il bambino possa acquisire anche una sua immunità naturale nel tempo, nel primo sviluppo, già ci mette più in sicurezza rispetto a stimolazioni che potrebbero essere fatte successivamente. Mi riferisco alla somministrazione di alcune forme vaccinali. Tenga presente che rinviare un vaccino non significa distribuire epidemie, non significa fare gli untori, significa soltanto cercare di rispettare quel bambino che potrebbe, almeno in questi casi, evitare ipoteticamente delle risposte così anche indesiderate. La Corte Costituzionale italiana, anche nel 94, invitava le istituzioni sanitarie italiane a considerare che prima di vaccinare si possono fare anche delle valutazioni immunologiche, un po' quello che sta venendo fuori in questi giorni anche
sulla stampa sto leggendo che ci sono degli orientamenti peritali che spingono nella tutela di questi bambini, nella così tentativo anche di ridurre anche le cosiddette minime reazioni avverse, una posizione di controllo dell'assetto immunitario. Quindi io propongo ai genitori sempre di far fare una corretta anamnesi, chiedere al collega che vaccina il bambino di essere realmente informato sulle reazioni avverse e sugli effetti positivi. Generalmente si comunica al genitore soltanto l'effetto positivo e si limita nel comunicare al genitore che l'unico effetto avverso è il dolore o le piccole ematoma che si può verificare in sede di punturina. Il consenso informato è un diritto da parte del cittadino e deve essere preteso, come viene preteso in campo medico, in campo chirurgico, quando si va in ospedale prima di un intervento a cui ha necessità di essere sottoposto. Ma qui si tratta di sottoporre sempre in maniera cruenta, perché è un ago, quindi in maniera invasiva, perché è un ago che entra e supera la pelle del bambino. Si tratta di essere sottoposti ad una pratica in bambini sani, quindi non in persone ammalate che hanno necessità per sopravvivere o per curare una propria patologia. Chiedere consenso informato e chiedere essere realmente informati sulle reali reazioni che il bambino potrebbe ricevere, perché le aziende farmaceutiche questo tipo di informazione l'hanno comunicato in determinate metodiche informative, anche cartacee, presso le ASL o presso gli ambienti ministeriali. Abbiamo le documentazioni in mano, quindi si riconoscono le reazioni avverse. Cioè, perché non comunicare a un genitore che si affida al sanitario in un centro dove dovrebbe essere tutelata la salute del figliolo? Quindi pretendere quello che la legge impone, cioè non sono imposizioni caotiche, però la legge dice questo. Noi richiediamo che sia fatta una corretta anamnesi, che sia visto veramente l'assetto al momento del vaccino del bambino, se il caso si potrebbe anche rimandare, se non si è convinti si può spostare anche di qualche mese, se non si è convinti si possono fare dei controlli del sistema immunitario per convalidare l'eventuale disposizione del suo bambino a subire una pratica farmacologica, o meglio vaccinale in questo caso, e nel caso sia tutto disponibile ci sono tante metodiche, di tipo delle metodiche anche di medicina non convenzionale, che hanno la funzione di ridurre al minimo anche gli effetti avversi, anche reattivi o di eventuali ipotetiche allergie. Quindi vaccinare con cautela significa una pratica vaccinale correttamente informata, cioè un'informazione consapevole, una vaccinazione consapevole. Non è una non vaccinazione, ma una vaccinazione consapevole, anche per le persone che vogliono essere vaccinate, perché molte famiglie purtroppo hanno avuto dei bambini con problemi perché erano convinti della buona fede del vaccino che non potesse creare problemi. E non è il fatto, come si dice oggi, dell'autismo soltanto, sono tante patologie legate ad una malpratica medica, perché i dati che sono emersi sono di una malpratica medica, che questi bambini una volta vaccinati e hanno avuto i primi segni critici, sinceramente sono stati sottovalutati, non sono stati segnalati dal primo osservatore alla farmacovigilanza, perché anche questo c'è da dire che c'è una grossa carenza dell'informazione, perché se un segno negativo fosse segnalato immediatamente alla farmacovigilanza avremmo una base epidemiologica statistica ben diversa da quella che oggi realmente possiamo ottenere. E se un bambino ha avuto un problema bisogna come sanitari porsi il dubbio, cioè ma è stato il vaccino o sono state altre situazioni? Quindi l'approccio successivo, secondo le norme della buona pratica medica e del buon senso critico che ogni medico dovrebbe avere, sinceramente potrebbero evitare di così risottoporre nel dubbio importante i bambini ad ulteriori stimoli. Guardi direttore, la cosa che è curiosa è che molti bambini super vaccinati di cui abbiamo fatto gli accertamenti immunologici e che hanno avuto purtroppo delle problematiche, sinceramente non hanno neanche sviluppato un buon bagaglio anticorpale
riguardo al vaccino, riguardo al virus o al batterio per il quale sono stati vaccinati. Spesso sono non responder, e non parliamo di una percentuale minima, ma una grossa percentuale. Metto in dubbio anche il cosiddetto effetto gregge, come si dice abitualmente sulla stampa costantemente. Quindi sono tanti bambini vaccinati o adulti che non presentano anticorpi, quindi concettualmente non sono coperti dal vaccino per la patologia per la quale sarebbero stati così preventivamente vaccinati. Cioè, terrorismo non c'è da fare terrorismo assolutamente, però conviene sempre sottoporre a vaccinazione, quando la si vuole fare realmente, un bambino che sia in perfetto stato di salute. E non è soltanto stato di salute apparente, è anche stato di salute che deve essere, che dovrebbe emergere da una corretta, approfondita anamnesi, che non si può risolvere soltanto in 3 secondi chiedendo al genitore se è raffreddato o avuto febbre nelle 24 ore precedenti. Questo sinceramente io penso che sia una grande presa in giro. Bisogna dedicare tempo a chiedere al familiare, a informarsi su patologie che sono presenti in famiglia, possono rappresentare dei campanelli di allarme, chiedere ulteriormente e costantemente se ci sono problematiche legate ai metalli a livello familiare, mi riferisco al trasporto placentale, alla presenza di mercurio che può essere trasportato tranquillamente a livello fetale, alla presenza di allergie ai metalli, alla presenza di allergie ad antibiotici nelle famiglie. Spesso ci sono familiari che hanno già presentato allergie ad alcuni farmaci o ad antibiotici, ma questo quesito non viene posto. Ma anche da considerare che anche nel vaccino ci sono degli antibiotici utilizzati per e dall'industria per consentire una maggiore utilizzazione del prodotto. Quindi ci sono domande da fare, questionari non tanto verbali, non tanto scritti, perché a porre una firma in fondo a un foglio dove ci sono tanti quesiti e vengono a mettere le crocette, che non significano nulla se non c'è un'adeguata informazione o chiarimento di quello che si va a firmare. Beh, penso che siamo ancora a livello di età della pietra. Oggi il cittadino deve essere correttamente informato, così come la legge pretende e lo impone. La legge questo tipo di informazione la impone. Non stiamo parlando di un'ipotesi, ma soltanto di applicare e far eseguire e rispettare le leggi correnti e vigenti. Certo, e mi sembra un'analisi assolutamente esaustiva, pertinente, seguitissima tra l'altro, vedo in presa diretta proprio il report e i dati d'ascolto. Dottor Montinari, io la ringrazio come sempre e ci diamo appuntamento a lunedì prossimo. Io ringrazio lei e speriamo che gli ascoltatori possano avere almeno qualche chiarimento o qualche chiarezza maggiore rispetto a questa situazione, che è questione purtroppo di dibattimento in questa settimana. Grazie a lei. Grazie.